per un po' qual è il problema. A tutti i web spettatori di TV Radicale, una falsa partenza è la migliore partenza possibile per un congresso che voglia dirsi veramente online. Vedete già insieme a me quella che è la presidenza del congresso costitutivo dell'Associazione Radicale Telematica TV Radicale. Vi presento Marco Marchese, componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e dirigente dell'Associazione Calabria Radicale, e Luigi Mazzotta, anche lui componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, Donato Volpicella, che è radicale storico di Bari, componente dell'Associazione Radicale di Bari, Bruno Leoni Club, e Gianni Colacione, che è un militante radicale e colonna portante di TV Radicale. La parola a Marco Marchese, che in questa fase, condurrà la presidenza. A te la parola, Marco. Grazie Roberto e buonasera, buonasera. Oggi non possiamo dire ai nostri web ascoltatori che comunque lo sono, ma ai congressisti benvenuti a tutti. E io coordinerò la presidenza, ci siamo divisi un po' i compiti. A proposito di questa presidenza, passo subito a spiegarvi come si snoderà questo congresso, quali sono gli adempimenti, come sarà strutturata questa cosa online, che è anche molto una sperimentazione, per cui se ci sarà qualche problema, se la banda ci crea, se la si abbasserà e alcune volte non ci sentirete, cioè non lo sappiamo perché la prima volta è una prima esperienza anche per noi. Di conseguenza chiediamo scusa in anticipo se ci sarà qualche disservizio, oppure se in tutte le nostre decine di ore di riunione non saremmo stati capaci di prevedere qualche cosa. Allora, io apro questo congresso, ne sono molto lieto. E questo congresso è accompagnato anche da polemiche cocenti di cui verrete messi a conoscenza nel corso dei nostri lavori. Lo dico un po' sorridendo perché sono delle polemiche un po' così, ma ci sarà modo e tempo per discutere di tutto. Innanzitutto, ecco, passiamo subito agli adempimenti e vi informo che sul sito internet, comunque nelle caselle delle vostre rispettive poste elettroniche, avete ricevuto sia l'ordine dei lavori, che adesso vado a presentare, sia il regolamento del congresso. Il regolamento del congresso prevede che il comitato promotore coincida con questa presidenza congressuale. Devo specificare e dirvi fin da subito che come comitato promotore, dopo veramente lunghissime discussioni, abbiamo deciso di mettere tutto, completamente tutto, nelle mani dei congressi, perché Costituzione di associazioni, penso che fra di voi, che fra di noi che siamo qui collegati, abbiamo avuto diverse esperienze. Molte volte ci si è trovato davanti ad associazioni dove parte del congresso è sempre un po' pilotato, no? Invece noi abbiamo deciso la più ampia e massima apertura, per cui tutto sarà nelle mani del dibattito congressuale che si apre oggi, continuerà durante tutta la settimana e poi si chiuderà giorno 11 settembre, dove si arriverà poi al voto e tutto quanto il resto. Il comitato promotore oggi esaurisce quello che è la sua funzione era quella di presentare, uno, una bozza di statuto, che è la cosa più importante, due, strutturare questo congresso fino all'11 settembre, dopodiché esaurirà completamente il proprio compito, perché tutto sarà delegato alla volontà e alla sovranità congressuale. Allora, vi dicevo dei due documenti. Sono scaduti alle 15 di oggi, come avrete avuto modo di leggere nelle vostre caselle di posta elettronica, i termini per presentare eventuali emendamenti sia all'ordine dei lavori che abbiamo proposto e sia al regolamento dello statuto. Questo li trovate come documenti linkati in home page su www.tvradicale.it, alla voce dove ci sono sotto i numeri 1, 2, 3, 4, insomma i quattro passi per registrarsi al congresso. Sotto lì trovate tutti i documenti congressuali, quindi l'ordine dei lavori e questo regolamento. Il regolamento non passo alla sua lettura perché sarebbe lungo e noioso e inutile, sostanzialmente. Non c'è nemmeno più la possibilità di emendarlo perché i termini sono scaduti, per cui è implicitamente accettato. Accettato nel senso nella sua proposta, perché adesso dobbiamo procedere chiaramente alla votazione e vi spiegherò come questa qui avverrà. Viceversa, vi devo presentare l'ordine dei lavori, anch'esso non è più emendabile perché sono scaduti i termini e quindi
se verrà votato, approvato questo ordine dei lavori, questo prevede appunto alle ore 17 adesso l'apertura, gli orari, essendo un congresso online, sono anche un po' flessibili, alle 17.05 la presentazione appunto di questo regolamento e l'approvazione, dopo che verrà messo in votazione, questa avverrà fra un paio di minuti, l'ordine dei lavori e il regolamento congressuale, si passerà ad una relazione introduttiva dove parleranno tre persone rispettivamente. In quest'ordine parlerà Roberto Mancuso, poi Gianni Colacione, dopo chi vi sta parlando adesso, Marco Marchese, e finito intorno alle 18 e qualcosa le relazioni introduttive, si apre già immediatamente il dibattito generale. A proposito di questo, dichiaro aperte fin da adesso le iscrizioni a parlare. Per iscriversi a parlare è semplicissimo, è sufficiente che mandiate un'email sull'indirizzo di posta elettronica tvradicale@gmail.com, quindi ripeto, tvradicale@gmail.com, sicuramente qualcuno adesso lo pubblicherà anche nella chat che potete seguire alla destra dello schermo dove ci state seguendo, e allora lì è sufficiente scrivere mi scrivo a parlare. La cosa importante è che l'email dovete mandarla solo ed esclusivamente dalla casella di posta elettronica con la quale vi siete registrati a congresso, sia che siate delle persone registrate come soci costituenti, sia che siate registrati come osservatori. Ecco, qual è la differenza tra soci costituenti e osservatori? Lo spiego, anche se bene o male lo sappiamo tutti, cioè il socio costituente si impegna fin da adesso ad iscriversi all'associazione TV Radicale, e l'osservatore invece si riserva anche nel corso del congresso di diventare socio costituente. E tutte e due possono fare, hanno pari diritti nel corso di questo congresso, tranne per un particolare: gli osservatori non votano, quindi non puoi dopo votare per l'elezione degli organi. In ogni caso, gli osservatori in qualsiasi momento, se vanno sul sito, sempre nei famosi quattro passi, e vanno direttamente al passo 2, registri dal congresso, quindi coloro che si sono iscritti come osservatori possono rimandare il modulo di iscrizione come soci costituente, verranno automaticamente accettati, fermo restante la differenza che per coloro che si registrano come soci costituenti, a tutela di tutti, a tutela che poi le votazioni non siano inficiate da registrazioni fittizie oppure da persone che vogliono venire a fare i guastatori sul nostro sito internet, è richiesto al socio costituente il riconoscimento dell'identità, per cui devono mandare o attraverso la posta elettronica o attraverso un form che abbiamo predisposto direttamente nel modulo o attraverso un semplice fax la copia fronte retro di un proprio documento di identità valido. Oppure, molto più semplicemente, se è persona conosciuta da uno di noi, dalla presidenza, e quindi può garantire sull'identità, va bene lo stesso. Allora, io a questo punto pregherei Donato di attivarsi per invitare i soci costituenti a votare per l'approvazione sia dell'ordine dei lavori che sia del regolamento congressuale. Allora, il voto, questo è un voto palese, funziona così, in modo molto semplice. Vi siete registrati al congresso e un invito per votare è specificamente su questo documento, quindi ne riceverete due email, una per l'ordine dei lavori e una per il regolamento congressuale. Dovrete semplicemente rispondere a questa email con approvo oppure con sì, no oppure con non approvo oppure astenuto. Oppure scheda bianca senza scrivere nulla, è una delle opzioni. Se scrivete qualche cosa in più, d'aggiuntivo, un commento, la scheda sarà nulla, perché questo qui ci metterebbe in una situazione poi interpretativa ed sarebbe veramente arduo poi dopo di parlare la cosa. Quindi ricordatevi, l'invito al voto dovete rispondere da quella casella di posta elettronica all'email che avete ricevuto e rispondere con sì, no, mi astengo, oppure con approvo, non approvo, astenuto, oppure scheda bianca, senza inserire delle altre cose la scheda verrà annullata. Il conteggio dei voti, c'è sia la prova che la controprova, perché poi sarà Donato che conteggerà i voti e darà il risultato.
E viceversa, ognuno di voi potrà fare la controprova, perché ognuno che vota arriverà nella casella di posta elettronica vostra il voto di tutti gli altri. Quindi è un sistema assolutamente molto democratico, ed è un sistema dove è praticamente impossibile, voglio dire, barare o truccare le carte. Allora, in questo momento sono le 17:26, quindi le votazioni dureranno 60 minuti, un'ora. E quindi entro un'ora questo seggio elettorale si chiude e poi andremo al conteggio dei voti. Quindi possiamo tranquillamente dire che si apre il seggio elettorale da questo momento. Nei prossimi minuti riceverete l'email, avrete fino esattamente alle 18:30 per rispondere a queste due mail, con uno, l'approvazione dell'ordine dei lavori, due, l'approvazione del regolamento congressuale. Allora, come ci si iscrive a parlare, ve lo ricordo una seconda volta, e ci avviamo adesso proprio già nel vivo del congresso con le relazioni. Allora, come si vota ve l'ho spiegato, come ci si iscrive a parlare è molto semplice, basta inviare un'email con chiedo di iscrivermi a parlare, scrivete quello che volete, basta si capisce di iscrivete a parlare, sull'indirizzo di posta elettronica tvradicale@gmail.com. prego, magari Donato, di scriverlo nella chat, così può essere, diciamo, letto da tutti o cliccato direttamente da lì. Perfetto, è apparso. E a questo punto io do la parola a Roberto Mancuso per la prima parte della votazione della relazione. La relazione è divisa, introduttiva, è divisa in tre parti. Questa prima la curerà Roberto, poi parlerà Gian Nicolacione, infine parlerò io. Subito dopo comincerà il dibattito generale con i primi iscritti a parlare. E fra l'uno e l'altro poi vedremo se ci sono degli iscritti a parlare, e chiaramente lo annuncerò. Allora, se Roberto Mancuso. Roberto, per la relazione introduttiva. Bene, ti ringrazio Marco, e approfitto del fatto che mi dai la parola innanzitutto per salutare tutti coloro che ci stanno seguendo sulla Web TV Radicale e tutti coloro che ci seguiranno sul sito www.tvradicale.it. Saluto tutti quelli che sono in chat, siano essi soci costituenti, osservatori o semplici chatters. Di solito preferisco parlare a braccio, però in questo caso ho scelto di scrivere una relazione e di leggerla, proprio perché il momento è delicato e preferisco stare attento ad ogni parola pronunciata. Quindi comincio questa lettura, che vi assicuro sarà breve e quindi non vi tedierà. Care amiche, cari amici, care compagne e cari compagni, la prima Web TV Radicale nacque il 1 febbraio 2010 sulla base di una mia proposta fatta al seminario su Internet e le nuove tecnologie organizzato da radicali italiani nel gennaio del 2010, proposta che fu entusiasticamente accolta. A tal proposito voglio ricordare, affinché resti agli atti, le parole usate dall'ottimo direttore di RadioRadicale.it, Diego Galli, nei miei confronti, nella sua relazione sulla campagna Internet per le regionali 2000, che da anni la proponeva come strumento di comunicazione per l'area radicale. Altra parte di quella relazione che voglio ricordare, perché potrebbe essere utile al congresso, è questa. Emma Bonino, la candidata radicale, ha scelto Internet come piattaforma principale per la sua corsa alle regionali. Un canale aperto 24 ore su 24, scriveva Sky TG24 sul suo portale. Mentre Repubblica.it scriveva: una web TV che proietterà gli eventi ufficiali, ma anche dietro le quinte della campagna elettorale di Emma Bonino. E questo open party, l'esperimento di diretta continua partito sul sito boninopannella.it. Ad inaugurarlo online la stessa Bonino, che ha definito la trasparenza un programma di governo e un modo di essere e di vivere la politica. Un messaggio colto bene da un esponente del PD, che in un comunicato ripreso dalle agenzie dichiarava: regionali, Pineschi del PD, spirito open party sia quello di tutta la campagna per Bonino. Sappiamo poi come andò a finire quella campagna elettorale. Questa era una citazione, anche questa, della relazione di Diego Galli. Come dimenticare Marco Pannella, che in quei giorni andava in giro per Torre Argentina urlando: dov'è la mia webcam? Tavoli con un semplice iPhone. Non voglio ricordare i successi che si ebbero con quella web TV messa su in pochissimo tempo e senza alcuno strumento tecnico, se non un MacBook Pro, quello di Roberto Granese. Fummo gli unici in tutta Italia
a trasmettere in diretta tramite un iPhone l'inaugurazione della campagna elettorale per Emma Bonino, presidente della Regione Lazio, in audio e in video. Il primo giorno di trasmissione registrammo più di 11.000 contatti sul live stream e con delle punte di più di 700 persone contemporaneamente collegate durante il filo diretto di Giura Innocenzi con Emma Bonino in chat. L'attenzione era costante, si formò allora un gruppo di lavoro eccezionale e una vera e propria community che voleva la Web TV, che credeva nella Web TV come strumento di comunicazione radicale, che era pronta anche a finanziarla. In solo 4 ore raccogliemmo tramite PayPal più di 600 euro di contributi che poi furono inglobati nella campagna elettorale della lista Bonino-Pannella. Elaborammo nuovi format. Ogni giorno era l'occasione per creare qualcosa di nuovo e coinvolgere in quello che era un progetto aperto nuove persone. Quel percorso, purtroppo, subì anche ostracismi di varia natura, logistici, tecnici, organizzativi ed anche di Gogalli e Luca Nicotra, i coordinatori del team internet per quella campagna elettorale. Mi offrirono un ruolo differente, sempre nella Web TV, che io non accettai, perché avrebbe significato compromettere lo spirito iniziale, militante e di rottura rispetto ai classici canoni della comunicazione radicale. Anche se in forme diverse, ma con un grande impegno e professionalità, quella Web TV continuò a trasmettere fino alla fine della campagna elettorale, coordinata in modo splendido da Virginia Fiume, che saluto. Io non collaborai più. Decisi di occuparmi del montaggio e della produzione di mini clip sul programma elettorale di Emma Bonino, le cosiddette pillole del programma, che ebbero un buon successo. Finì la campagna elettorale e il progetto Web TV venne abbandonato, con sommo dispiacere di chi in quel progetto, seppur ridimensionato e snaturato, aveva comunque creduto e per il quale aveva lavorato. Arriviamo a giugno 2010. Decido di riprendere in mano il progetto Web TV Radicale, ripartendo da ciò che c'era mancato nei primi 10 giorni di trasmissione, un'organizzazione capillare delle risorse umane e un sito internet dedicato esclusivamente alla Web TV. Cominciai dal sito e con il ricontattare quelle persone che nella Web TV avevano creduto, proponendo l'idea di costituire una per la libera circolazione delle idee e contro il muro di gomma dell'informazione di regime. Il 18 luglio 2010 prendono il via sotto gli slogan «Vedere, parlare, ascoltare, l'anello mancante della comunicazione» e «Libera la scimmia che è in te» le trasmissioni in diretta di TV Radicale. Come si può leggere dal primo comunicato di TV Radicale, il progetto, nella sua fase embrionale, aveva almeno 5 obiettivi principali. Essere in tutto e per tutto un progetto militante e fatto da militanti, essere a costo zero o quasi, fare del radicale ignoto o anonimo l'attore principale dell'iniziativa politica radicale sul web e con le nuove tecnologie, lavorare per quanto necessario e possibile in sinergia anche con tutte le realtà associative della galassia radicale, anche in periferia, con le associazioni radicali locali. Quinto, costituire una task force per la produzione di contenuti audio-video e non solo, per la Web TV e per il sito. Si era già formato un nocciolo duro di persone che avevano aderito con entusiasmo al progetto, ma era necessario che l'idea e il progetto fossero condivisi dal maggior numero di persone possibile, persone disposte a dare il loro contributo con una propria rubrica personale, con l'ideazione di nuovi format, l'inviabile, darsi una struttura associativa non a scopo di lucro, anche per non finire nelle maglie del decreto Romani, che aveva di non poco limitato la libertà per le web TV. Ora, questo momento è finalmente arrivato e ne sono estremamente felice. Sono sicuro che con l'organizzazione, anche statutaria, e con le strutture che questa costituente associazione saprà darsi, sarà possibile innescare quel circolo virtuoso che porterà a sviluppare sempre nuove e più stringenti sinergie con tutti i soggetti che animano la galassia radicale. Di questo e di quello che in questi 14 mesi questa Web TV radicale ha saputo realizzare, diranno in seguito Marco Marchese e Gianni Colacione. Personalmente intendo più soffermarmi sulle ragioni di questo progetto e a questo che vuole essere il focus della mia relazione, torno. Perché una Web TV radicale? Questa è la prima domanda a cui proverò a rispondere. Orbene, occorre partire dallo scandalo della peste italiana,
che è conclamato in 60 anni di violazione delle leggi e dei diritti civili e politici, indegno per un paese che vuole dirsi civile e democratico, rispettoso dei diritti umani, dello Stato di diritto, delle proprie istituzioni, dei propri cittadini, ed è ancora in atto nei confronti del movimento radicale. Questo noi radicali ormai da anni denunciamo, contro questo bavaglio ormai da decenni lottiamo. È però opportuno porsi a questo punto una domanda: quante ore di porta a porta riparatrici servirebbero per recuperare in parte allo scempio che è stato fatto della stessa identità, oltre che delle idee e delle battaglie di Marco Pannella, Emma Bonino e dei radicali? È davvero Bruno Vespa il futuro dell'informazione in Italia? Sono format come Ballarò o Anno Zero i programmi che le nuove generazioni vorranno vedere? Sono o non sono sempre solo la solita solfa? Quindi è il caso di chiedersi: ma di chi è il futuro dell'informazione? Della carta stampata? Della vecchia e obsoleta TV tradizionale? No, di certo. Tutti gli analisti ed esperti della comunicazione sono concordi nel ritenere Internet e le nuove tecnologie come la nuova frontiera nella fruizione e produzione dei contenuti dell'informazione in maniera interattiva e o autoprodotta. Il destinatario di un messaggio, grazie agli strumenti che Internet e il Web 2.0 consentono di utilizzare, non è più solo un passivo fruitore di contenuti. È dimostrato e non contestato il costante calo degli ascolti della TV tradizionale, soprattutto, ma non solo, per quanto riguarda le giovani generazioni. Nello stesso tempo, sul web, e lo potete vedere tutti, impazzano e danno una diffusione altissima i contenuti video. Questo grazie alla spinta determinata dalla sempre maggiore diffusione della banda larga. Servizi come YouTube, Vimeo, Facebook hanno annullato i costi distributivi, permettendo la diffusione dei contenuti generati dagli utenti. Lo user generated video ha reso sempre più richiesti ed appetibili i contenuti multimediali reperibili in rete. Da sempre l'immagine e il sonoro, vedere e ascoltare, attirano l'attenzione più del leggere. Perché non rendere possibile la fruizione delle informazioni attraverso dei video, piuttosto che in comunicati ammuffiti o con semplici post nei blog? Se poi, oltre a vedere ed ascoltare, è anche possibile parlare in una chat interattiva con la web TV, ecco che il cerchio si chiude, ecco che l'anello mancante della comunicazione tradizionale, quello che permette di uscire dalla passività di mero fruitore, si salda. Porre domande, esprimere pareri sulla trasmissione, partecipare a sondaggi possono mutare immediatamente il corso, la scaletta, le sensazioni. Anche in Italia le web TV continuano a registrare una crescita rilevante. Il trend è positivo anche perché si curano sempre più i contenuti e si concepiscono nuovi format che innovano rispetto allo scimmiottamento di quelli della cara, vecchia, obsoleta TV tradizionale. A ciò si aggiunga che è in costante aumento il tempo medio che le persone trascorrono davanti al computer e che già ora è possibile vedere le web TV anche dal divano di casa col telecomando. Occorre essere pronti. È per questo urgente e necessario potenziare l'iniziativa politica radicale sul web e con le nuove tecnologie, i cosiddetti new media, per contribuire ad abbattere il muro di gomma dell'informazione partitocratica e di regime. Noi intendiamo costituire una task force militante per la produzione di contenuti audio-video sull'iniziativa politica radicale, per la web TV e per tutti i siti della galassia radicale che se ne volessero avvalere. Riteniamo che sia fondamentale rendere anche il radicale ignoto o anonimo l'attore principale di queste battaglie. Con cosa ci scontriamo? Sicuramente la connettività teme Internet e le nuove tecnologie. Sicuramente saranno sempre di più i bavagli che si tenterà di mettere alla rete e agli utenti della rete. Tuttavia, la rete stessa è in grado di sopperire a questi limiti, perché non è controllabile e la tecnologia si evolve velocemente. Già oggi si può infatti pensare, ed è questo che sarà il futuro di TV Radicale, si può già da oggi pensare infatti al peer-to-peer per realizzare una trasmissione in diretta, attenzione, da e non
solo per un numero illimitato di persone. Ecco come colmare il gap tra TV tradizionale e web TV. Il problema della banda sarebbe superato. E qui si configura una delle possibili prime battaglie che questa associazione dovrà probabilmente fare, visto che poi non è poi così certo che gli ISP, cioè i provider internet, consentano di fare live streaming per mezzo del peer-to-peer. Care amiche, cari amici, care compagne e cari compagni, mi rendo conto che l'ambizione non ci manca, mi rendo conto che potrebbe sembrare il progetto di sognatori, mi rendo conto che i mezzi sono quello che sono, tuttavia conosco anche le persone altresì consapevole delle enormi potenzialità del progetto, delle sfide adesso sottese e della fiducia e speranza che ci animano. Perciò forza, sembrerà un sogno, ma sono convinto che questa web TV segnerà nella storia della comunicazione politica radicale un'innovazione, una delle innovazioni di cui abbiamo necessità e bisogno. Al lavoro. Questa è la mia relazione scritta. Esiste una chiosa a questa relazione perché non vogliamo, almeno io non voglio, nascondermi dietro ad un dito. Tutti coloro che sono in chat sono perfettamente a conoscenza di quello che sta accadendo in queste ore. Cioè, sapete che c'è stato contestato la possibilità, c'è stata contestata la possibilità dell'utilizzo del nome radicale abbinato al termine web TV, nonostante noi si sia aggiunto al termine web TV radicale il termine inufficiale. La situazione è grave, proprio per questo motivo, come ho già annunciato su Facebook, ho scritto una lettera a Marco Pannella, proprio per evitare che le male lingue si permettano di rivolgere al sottoscritto la decisione che, per quanto mi riguarda, ho preso per governare la grave situazione che si è determinata con riferimento alla web TV radicale inufficiale. Da ciò che ho compreso dalle parole che Mario Staderini ci ha detto nel corso della riunione che abbiamo tenuto in conferenza Skype insieme agli altri compagni, vi sarebbero due problemi, uno di natura politica, l'altro di natura giuridica, entrambi legati all'utilizzo da parte della costituente associazione del termine radicale unitamente al termine web TV, anche se inufficiale. Mi pare di aver capito che i tuoi timori nascano dalla possibile confusione che si potrebbe ingenerare rispetto al progetto di radioradicale.tv, partito nel dicembre 2010, anche con riferimento al dominio da me registrato nel febbraio 2010, tvradicale.it. Orbene, mi spiace molto che la questione sia stata sollevata a sole 72 ore dal congresso, dopo che, 3 mesi addietro, Marco Marchese ha presentato il rilancio del progetto nella sede ufficiale del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, senza che nessuno battesse ciglio o ponesse obiezioni, dopo che da mesi ha prodotto centinaia di contenuti audio-video, da tutti apprezzati, dirigenti e non, radicali e non. Non posso pretendere che tu li vada a vedere, ma sono in prima pagina, in scorrimento, i più significativi, compresa l'intervista da te rilasciata a Gianni Colacione. Non posso pretendere che tu sappia che Paolo Martini ci ha personalmente chiesto la registrazione di uno dei nostri programmi di punta per trasmetterlo in radio e pubblicarlo sul sito di Radio Radicale. Non posso pretendere che tu conosca le parole usate da Diego Galli nella sua relazione sul team internet del 2010. Le ripeto, la web TV è nata su idea, spinta, lavoro e investimento iniziale di Roberto Mancuso, che da anni la proponeva come strumento di comunicazione per l'area radicale. Non posso altresì pretendere, caro Marco, che tu sia informato su come in realtà le cose si siano evolute, ma tant'è. Ognuno si sceglie le persone da cui farsi consigliare. Ebbene, caro Marco, ho deciso di regalarti il dominio www.tvradicale.it. Decidi tu cosa fare di quei contenuti. Sono, come già detto, centinaia. Puoi farli cancellare con un semplice click, ovvero costituenda. Per quanto riguarda gli altri compagni che ci leggono in copia e per quanto riguarda il nome dell'associazione,
Io non posso far altro che esprimere le mie opinioni, come ho già fatto nelle riunioni che si sono susseguite, proponendo di giungere ad un compromesso, scegliendo un altro nome, diverso da TV Radicale in ufficiale. Tuttavia, caro Marco, come per ogni congresso radicale che si rispetti, e in coerenza con il metodo fino ad ora usato dal comitato promotore, si è deciso che sarà il congresso stesso a dire l'ultima parola sul nome dell'associazione. Attendo, caro Marco, una tua risposta, diretta e in voce, via telefono o Skype. Perdonami, ma non mi fido di chi ti suggerisce nell'orecchio, anche se onorevole suggeritore. Ciò detto, caro Marco, non posso fare a meno, però, di scriverti quanto segue. Questa situazione, guardita anche da velate minacce di azioni legali, mi lascia basito, sia perché sul piano delle leggi italiane ed internazionale sul nome del dominio in un'eventuale causa non mi si darebbe torto, sia perché questa situazione assomiglia molto a quella che si determinò tra te e il Partito Democratico nel 2008. Chiudo perciò questo email e ti saluto. Annunciano una guerra senza prigionieri, non possiamo che avanzare verso di loro con le mani alzate. Attento alle pulci e alle zecche che ti circondano, non hai nulla da temere dai tuoi compagni. Un abbraccio, Roberto Mancuso. E qui finisce il mio intervento. Bene Roberto, grazie, grazie davvero. E per chi volesse esprimere, diciamo che la Web TV non ci permette, con i mezzi che abbiamo, di esprimere applausi, basta scrivere in chat applauso oppure un'espressione di felicitazioni e quindi sarà la stessa cosa. Io ti faccio un applauso perché la tua relazione mi sembra molto ben articolata nel compito che ti era stato affidato. I congressisti sanno adesso quasi tutto di anche dei retroscena che ci sono state nella fase preparatoria di questo congresso. Ti ringrazio davvero, una relazione completa e che personalmente giudico molto positiva e mi è piaciuta. Adesso, prima di passare la parola per la seconda parte della relazione a Gianni Colaccione, volevo soltanto informarvi che è aperto il seggio elettorale, stanno incominciando ad arrivare i primi voti, se andate a controllare la vostra casella di posta elettronica. Parlo agli iscritti soci costituenti, è aperto il seggio elettorale che si chiuderà alle 18.30 in punto, avevamo già testato, però è testato qui in diretta perché i voti incominciano già ad esprimersi, quindi andate nella vostra casellina di posta elettronica, rispondete all'invito, a tutti e due gli inviti, perché si vota in modo separato per ordine dei lavori e il regolamento congressuale con l'espressione sì oppure approvo, no oppure non approvo, oppure astenuto oppure niente, quindi sarà una scheda bianca. Se aggiungerete delle altre cose la scheda sarà nulla. Prova e controprova sarà dettata dal fatto che ognuno di voi, quindi ogni iscritto come socio costituente riceverà l'espressione di voto degli altri, per cui sarà anche la controprova per il conteggio dei voti. Ricordo a tutto il congresso che a questo momento vi sono 41 persone iscritte ai lavori di questo congresso e si dividono in 21 soci costituenti e 20 osservatori. A questo punto, con piacere, chiedo la parola per la seconda parte della relazione introduttiva del congresso costitutivo dell'Associazione TV Radicale, do la parola a Gianni Colaccione. Allora, spero che non ci siano problemi di audio e che mi stiate sul nostro. E sento un certo ritorno, spero che sia buono. Luigi, c'hai l'audio della Web TV aperta, chiudilo. Ok. Ok, sì. Vai Gianni. Va bene. Allora, per quanto riguarda la parte di relazione che mi competeva, dovevo appunto prendere in esame un pochino il lavoro svolto. E quindi ho buttato giù una relazione non troppo lunga, spero non troppo tediosa, ma mi sembra necessario, e vado a leggere ovviamente tutto quanto verrà pubblicato sul sito. Fin dall'inizio della sua attività TV Radicale si è caratterizzata per la sua prerogativa di essere un'esperienza di militanza di base, ad ispirazione volontaristica, sicuramente con assenza di professionalità, ma con presenza di molto pathos, affiancato ad ethos e logos di stampo radicale, che è stato indirizzato costantemente verso l'obiettivo
finale di comunicare il più possibile le varie tematiche politiche e sociali di cui il mondo radicale si è sempre interessato. La distribuzione non uniforme nella penisola di tutti noi collaboratori ha spesso determinato la scelta dei temi trattati. La situazione incivilmente mortificante, la collettività in cui versa la distribuzione in Italia della banda larga, invece, è stata non solo tutto ciò che abbiamo realizzato con lo scopo di agevolare la divulgazione, ma anche di ricevere attraverso il forum del sito stesso emozioni, suggestioni, critiche e proposte da parte di tutti. In questa direzione è stata pensata anche un'altra caratteristica di TV Radicale, l'interattività, ovvero la possibilità per il web video ascoltatore di porre, proporre e contestare durante le dirette stesse apprezzamenti di vario tipo e tenori che sono sempre stati presi in considerazione dal conduttore, che si è fatto da tramite tra chi seguiva e l'ospite, ponendo a quest'ultimo le domande stesse provenienti appunto dall'apposita chat. Gli strumenti di TV Radicale sono stati, oltre che la passione politica, il web, la connessione Skype e telecamere personali inizialmente messe a disposizione da tutti i collaboratori. A giugno TV Radicale si è dotata della sua prima telecamera digitale, che ha reso possibile il trasferimento dei file in modo più agevole, senza dover passare prima per faticose operazioni di digitalizzazione. La spesa relativa è scritta in bilancio e la telecamera stessa figura nel conto patrimoniale. Il menù dell'offerta video di TV Radicale da tutta Italia ad esperienze più complesse, come vere e proprie interviste in esterna realizzate sul luogo di eventi radicali importanti, come il congresso di Radicali Italiani, il congresso dell'ARA, l'appuntamento di mobilitazione politica del 20 settembre a Porta Pia a Roma, eventi accessibili e raggiungibili ai collaboratori, nonché interviste a persone singole rappresentative di vicende emblematiche attinenti alle battaglie radicali. In alcuni casi TV Radicale ha raggiunto quella che direi una soddisfacente approssimazione alla professionalità, realizzando servizi esterni a seguito di trasferte. La web TV è stata presente anche in occasione di flash mob, come quelli organizzati dall'associazione Pari o Dispare, ed anche quello attinente alla battaglia per l'amnistia Subito, entrambi tenutisi in Piazza Navona a Roma, o anche quello del 2 novembre 2010 davanti a Palazzo Chigi contro le estremazioni omofobe del capo del governo, in occasione del quale è stata raccolta l'intervista al segretario di Radicali Italiani Mario Staderini. Tanto per marcare stavolta una differenza, penso di poter sostenere, felice comunque di poter essere smentito, che TV Radicale sia l'unico contenitore radicale che abbia diffuso le immagini nel sacro suolo di Torre Argentina, che è stata un'iniezione di fiducia per tutti noi collaboratori, che ha arricchito il nostro archivio di una perla di valore politico inestimabile. Alcuni temi di importanza basilare nel mondo radicale sono stati trattati con trasmissioni ripetute che hanno preso la forma di vere e proprie rubriche fisse. In tal senso, per esempio, lo spazio sull'antiproibizionismo intitolato Una leggera euforia, molto seguito e curato da Claudia Sterzi. Fin da subito TV Radicale ha rivolto un occhio attento alle associazioni della galassia radicale e o limitrofe alla stessa. Per questo molti sono stati gli spazi dedicati alle realtà locali radicali, in certi casi con rubriche fisse su battaglie portate avanti dalle associazioni stesse, come il caso di Qui Calabria e la battaglia contro l'inquinamento da amianto. Nell'esposizione del menu offerto non è possibile trascurare il Radical Bar, un format inventato da TV Radicale, realizzato utilizzando la conferenza Skype, utilizzata a seguito di apposito abbonamento sottoscritto per la web TV, che ha coinvolto di solito quattro ospiti opinionisti che si sono confrontati passandosi la parola ai collaboratori, che uno di questi Radical Bar sia stato trasmesso in differita anche da Radio Radicale, cosa che abbiamo apprezzato moltissimo e di cui siamo stati molto lusingati, evento che ha funzionato da stimolo per continuare a migliorare su questa strada. Personalmente ritengo che i risultati più apprezzabili si siano raggiunti con la diretta trasmessa per le elezioni statunitensi di midterm, diretta nella quale TV Radicale si è cimentata con collegamenti internet transcontinentali, raccolte di testimonianze in tempo reale, fino a poter fornire i primissimi dati relativi allo spoglio. Questa è solo un'opinione personale, voi tutti che ci seguite e coloro che vorranno potranno farsene una loro apprezzando il lavoro svolto sul nostro archivio aperto a tutti. TV Radicale, a seguito di apposito accredito, è stata presente anche ad un evento radicale che ha avuto come location la sala stampa della Camera dei Deputati, con l'intenzione di diffondere
quando possibile, anche gli eventi che si svolgono in siti istituzionali e quindi meno facilmente accessibili da non professionisti dell'informazione, a causa di restrizioni per motivi di sicurezza. Emerge chiaramente da quanto fatto l'intenzione di rompere il muro di gomma dell'informazione sulle vicende attinenti a tutta la galassia radicale. Il fine ultimo delle nostre attività si è rivolto verso questo obiettivo, veicolata dalle immense potenzialità che offre il web. Questa è la mia relazione, questo è il testo che verrà pubblicato e a questo punto, senza ulteriori chiosa per non tediare ulteriormente, passo di nuovo. Grazie Gianni, grazie Gianni, complimenti per questa relazione. Prendo io la parola dalla presidenza e do la parola a Marco Marchese per la sua relazione. Prego Marco. Bene, allora, prima di relazionare questa terza e ultima parte della relazione introduttiva, io voglio ricordare a tutti i congressisti che sono aperte le iscrizioni a parlare e che per iscriversi a parlare bisogna inviare un'email all'indirizzo tvradicale@gmail.com. Noi apriremo subito il dibattito generale dopo. I primi iscritti a parlare fra i congressisti, questi saranno intervallati poi da ospiti. Il primo iscritto a parlare è Andrea Deliberato, socio costituente, e segue Riccardo Cristiano, socio costituente. Quindi nel frattempo si preparano. Passo adesso all'esposizione della terza parte della Marco, puoi migliorare il tuo microfono? Sì, ecco qua. Ecco, come si sente adesso? Adesso bene. Bene, allora parto subito con la relazione, leggerò anche io un testo perché sono cose un po' articolate e che quindi l'associazione TV Radicale spaziando anche su delle parti politiche. Il lavoro sullo statuto che questo comitato promotore oggi presenta al congresso è il frutto di circa 6 settimane di dibattito serrato, riflessione e confronto che nel suo svolgimento ha dettato anche il metodo con cui siamo giunti al congresso. In premessa va detto che il comitato promotore ha deciso, dopo una lunga valutazione, di affidare ogni scelta ai congressisti e di consegnare interamente l'idea di questa associazione, questo progetto politico, lo statuto e finanche il nome dell'associazione alla piena sovranità congressuale. Sono tantissime le esperienze, mi riferisco chiaramente a quelle in ambito radicale, sulle quali non mi avventurerò in alcuna critica di metodo o di merito, che però registrano degli aspetti a mio avviso non completamente coerenti con la pratica tradizionale radicale, e cioè inquadrabili in svolgimenti congressuali pilotati su aspetti che sono ritenuti dai comitati promotori non soggetti a valutazioni, a valutazione delle sovranità congressuali. Sono tutte scelte legittime, espresso spesso nei fatti, e che quindi fanno apparire il congressista come un guastatore dell'idea o del progetto nel momento in cui dovesse esprimere critiche o avanzare proposte, scelte. È tutta una questione di scelte, che alla fine sono assolutamente legittime, ma pongono sempre l'identico interrogativo. L'iniziativa che stiamo trattando è davvero autenticamente aperta a tutti, così come sempre immancabilmente viene dichiarato? Facciamo l'esempio di un gruppo di persone che decidono di fondare un'associazione che dopo si aprirà al resto del mondo. Tutto è deciso dal comitato promotore che si convoca in congresso, approva lo statuto, elegge le cariche e in seguito chiede al resto del mondo di aderire, di iscriversi. Questo è un metodo chiuso, pur legittimo e corretto, ma chiuso, sia chiaro, e che può definirsi aperto a tutti solo dopo la sua costituzione. Insomma, a cose fatte. Viceversa, analizziamo l'esempio di un gruppo di persone che si costituiscono in comitato promotore con l'intento di fondare un'associazione aperta a tutti, cioè al contributo di tutti, fin dalla fondazione. Il comitato promotore non può, in questo caso, riservarsi nulla sullo statuto, sul nome, sui regolamenti, perché andrebbe in contraddizione con il concetto di apertura, fin dalla sua costituzione. Questo secondo esempio è esattamente il metodo che abbiamo scelto come comitato promotore, che sta sia la piena sovranità congressuale a decidere la validità e quindi il grado di condivisione di questo progetto. Il metro di misura sarà rappresentato dal numero e dal merito degli emendamenti che eventualmente saranno presentati. Io ritorno per qualcuno che ha che deve chiudere. Mi sentite? Sì Marco, procedi pure. Ah bene, sì, il ritorno è andato Luigi, via. Allora,
La proposta di statuto di TV Radicale vuole un'associazione con la massima partecipazione degli iscritti e la figura del segretario non è colui il quale domina e presiede ogni aspetto associativo. Nelle regole ci sono pesi e contrappesi che permettono una gestione condivisa dell'associazione, dove le responsabilità sono spalmate su una pluralità di soggetti con lo scopo di coinvolgere un nutrito numero di persone. I piani sono due. Uno, strettamente politico, che affida la gestione dell'associazione, anche la parte finanziaria, al segretario, tesoriere e presidente. Quest'ultimo ha anche il compito di svolgere un ruolo di garanzia, essendo chiamato a vigilare sul rispetto dello statuto. Coadiuvati questi da una giunta di direttore che è nominato dal segretario solo se ottiene l'unanimità della sua giunta, altrimenti la nomina di questa figura importantissima è demandata al voto della direzione. Sarà poi il direttore a costituire un comitato di redazione scegliendo fra gli iscritti chi collaborerà con lui. La direzione sembrerebbe un organo ridondante in una forma associativa così piccola, invece svolgerà un ruolo decisivo, prima di tutto perché questo statuto guarda al futuro, auspicando un'associazione che nel tempo cresca senza la necessità di modifiche statutarie. Secondariamente, ma non per ordine di importanza, perché la composizione della direzione è caratterizzata da un'innovazione che è quella di prevedere la sua costituzione attraverso i segretari pro tempore o loro delegati delle associazioni che si saranno iscritte a TV Radicale dichiarandosi come soggetti costituenti. Anche la proposta sulle quote di iscrizione presenta delle innovazioni. L'equilibrio finanziario è cercato più attraverso l'iscrizione delle associazioni, meno attraverso la quota versata dal singolo iscritto proposta in 20 euro, che addirittura si azzera. Alle associazioni che vorranno far parte di TV Radicale come soggetto costituente è data molta importanza, poiché questo progetto ha lo scopo di voler rappresentare uno strumento di comunicazione delle associazioni radicali e non su tutto il territorio nazionale, quale mezzo di comunicazione interno, ma soprattutto quale mezzo di comunicazione verso l'esterno, per far conoscere le piccole realtà associative radicali, anche quelle grandi, che formano la del più ampio movimento radicale unito galassia, far conoscere anche le associazioni alle altre associazioni. In questi ultimi giorni, purtroppo, si sono innescate su questo congresso delle dinamiche molto particolari e per certi aspetti controversi. Il segretario di Radicali Italiani, nel corso di una riunione appositamente convocata e alla quale ha voluto partecipare, di questa partecipazione gli siamo grati, ci ha fatto sapere che esiste un problema per TV Radicale, che non attiene al progetto oppure a tutto quello di cui ci siamo occupati in 14 mesi di sperimentazione. Ma il problema è semplicemente il nome dell'associazione, TV Radicale. Questo incontro si è tenuto 2-3 giorni fa e schiettamente Mario Staderini ci ha comunicato che l'uso del nome dell'associazione che abbiamo scelto di proporre a questo in merito alla nostra richiesta di riconoscimento quale associazione radicale da parte del Movimento Politico Radicale Italiano, di cui Staderini è segretario. Oltre che potrebbero esserci azioni di tutela del marchio, azioni legali quindi, qualora questo progetto vedesse la luce con il nome appunto di TV Radicale. Altrettanto schiettamente abbiamo espresso a Staderini tutte le nostre perplessità, poiché ci è apparso subito esagerata questa reazione, che giunge a 3 giorni dall'apertura del congresso, quando TV Radicale esiste ed è ben conosciuta da tutti, da mesi. Tanto è vero che lo stesso Staderini ci ha concesso interviste e finanche Radio Radicale, nella persona del direttore Paolo Martini, ci ha chiesto il file di una nostra trasmissione di punta, non solo per inserirla nell'archivio di Radio Radicale, ma per trasmetterla in diretta differita dalle onde della radio in tutta Italia. Ecco cosa non quadra nella richiesta avanzata da Staderini per presentarci al congresso con il nome TV Radicale. 1. Sarebbe stato un errore di metodo, una volta costituito il comitato promotore, chiedere a Radio Radicale se qualcuno avesse radicali, come si fa ad essere radicale con l'esempio, ma nessuno ha il diritto di imporre a un radicale come deve essere la propria condotta. 3. Sarebbe stato un errore madornale chiedere, parlando nell'orecchio di Staderini, il suo assenso per ottenere una sorta di benedizione sull'iniziativa,
che stiamo portando avanti, e meno che mai consultarlo circa l'appellativo radicale, perché questo non è un marchio registrato o un appellativo soggetto ad autorizzazione di sorta nel suo utilizzo. 4. Quasi tutte le associazioni costituite da militanti radicali, iscritti e non iscritti ai radicali italiani, riconosciuti o non riconosciuti da radicali italiani, hanno nel nome l'appellativo radicale. Per quale ragione non dovrebbe avere la TV radicale, che nasce e si costituisce come associazione radicale fatta da militanti radicali e con lo scopo di fare TV? 5. Il comitato promotore dell'associazione TV radicale ha stabilito di proporre un sottotitolo al nome, e cioè la web TV radicale non ufficiale fuori dagli schermi. Questo compare fin dall'inizio sul sito internet e ci sembra più che sufficiente per non ingenerare eventuali remote confusioni con i progetti di Radio Radicale, o il sottotitolo proposto, oppure se cambiare l'uno, l'altro, tutte e due. 6. TV Radicale è un'associazione telematica e la non coincidenza del nome con il nome a dominio www.tvradicale.it sarebbe davvero strana e incomprensibile dopo tutti questi mesi di trasmissioni e apprezzamenti. Cambiare nome e dominio significherebbe buttare alle ortiche una mole enorme di lavoro, anche per quanto riguarda tutti gli altri canali di comunicazione, come ad esempio Facebook e YouTube. 7. Ultimo punto. L'1 luglio 2011, nel corso della riunione del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, in pratica è stato annunciato chiaramente i passi che stavano andando avanti del progetto TV Radicale, spiegandone chiaramente gli scopi e le finalità. Spiegai molto bene di che cosa si tratta questo progetto, che non vuole minimamente scimmiottare lo straordinario lavoro di Radio Radicale, meno che mai farne oggetto di concorrenza. Tanto è vero che da allora non è mai accaduto che ricevessimo critiche sul progetto o sulla qualità del nostro lavoro, che è pubblico e liberamente consultabile sul sito internet. Mai una sola parola di critica da parte del segretario Staderini né da nessun altro. Tanti questo progetto e questo congresso esattamente nei termini stabiliti. Dispiaciuto certo di non poter avere la condivisione del segretario di Radicali Italiani, ma tant'è, perché rinunciare al nome scelto ben 14 mesi fa per questa iniziativa, che è e resta militante e radicale, avrebbe significato accettare un torto che per compromesso e quieto vivere potrebbe anche essere accettato, Ma non ce la siamo sentiti di nascondere dietro un cono d'ombra questo, che è una questione politica importante. Questo spunto potrà animare il dibattito che, se vorrà, potrà snocciolare tante altre questioni congressuali che potrebbero sfociare in emendamenti alla proposta del comitato promotore. Emendamenti che potrebbero perfino essere proposti da Mario Staderini, senza che questo sarebbe minimamente oggetto di critica alcune. Ma di fronte a un torto, a un'ingiustizia, è giusto dire serenamente, sinceramente, con rispetto e a stima immutata: caro Mario, su questo punto hai torto. Questa terza parte di relazione introduttiva volge al termine, e spesso accade che le polemiche occupino più tempo di quanto sarebbe necessario per dipanarle. Purtroppo dietro si nascondono problemi politici, reali. E come si usa dire in queste in circostanze simili queste cose, in ogni caso a noi interessa portare avanti questo progetto, che nasce attraverso un metodo rigoroso e corretto, che non mira a far male a nessuno, anzi con la presunzione di portare all'area politica radicale un valore aggiunto, che non ha sbagliato mosse, che non cerca un compromesso per tatticismo di comodo, per poi affermare dietro le quinte che tanto poi è lo stesso, perché poi facciamo quello che vogliamo, troppo comodo. Il comitato promotore di TV Radicali intende consegnare a questo congresso un'idea e una pratica sperimentata, funzionante, un'idea e una pratica di comunicazione che adesso parla a poche persone, ma queste sono sempre di più, settimana dopo settimana. Il quadro dell'informazione in Italia è desolante, secondo l'analisi radicale, che lascia poco spazio alla soggettività, basandosi su dati, su concretezza, non su interpretazioni. In questo si colloca questo nostro progetto, che sperimenta nuove forme di comunicazione su internet, format innovativi che potrebbero essere accelerati da quella banda larga che non c'è e che spesso ci fa disperare con i collegamenti precari da un capo all'altro dell'Italia,
per trasmettere e confezionare le dirette. Questo, mi auguro, sarà una delle iniziative politiche caratterizzanti dell'associazione. Ciò che stiamo sperimentando rappresenta ciò che accadrà in futuro, ne siamo convinti. Ma la rete è un posto in cui è tutt'altro semplice che muoversi ed è necessario essere preparati a questa lenta trasformazione. Noi siamo già un po' più pronti con la nostra pratica, che priva di mezzi, pensate un po', con un bilancio economico in pareggio inferiore a 500 euro, ha prodotto quanto è riscontrabile sul nostro sito internet. Buon congresso, care amiche e cari amici. Quindi, care compagne e cari compagni, buon congresso a tutti quelli che vorranno esserci e a tutti coloro che vorranno seguirci. Vi ringrazio per l'attenzione. Complimenti Marco, bene, veramente complimenti per il tuo intervento, ti ricedo la parola sulla presidenza. Benissimo, adesso siamo arrivati alle 18 e 16 minuti, quindi siamo perfettamente nei tempi che abbiamo previsto. Io chiederei a Donato a viva voce se mi conferma se ci sono altre iscrizioni a parlare oppure se siamo fermi ad Andrea Deliberato e Riccardo Cristiano. Donato? Donato, non c'è l'audio, devi aprire il microfono. Allora, non ci sono altre iscrizioni a parlare, quindi ti confermo le due iscrizioni a parlare di Andrea Deliberato e Riccardo Cristiano, così come è pubblicato sul forum di tvradicale.it. Benissimo, allora io egregiamente io vi dico che da qui a qualche minuto interverrà un ospite, interverrà Mina Guelbi. E nel frattempo però vorrei che si approntasse il collegamento con Andrea Deliberato, quindi prego Roberto. Ecco, Andrea Deliberato è offline, dovrebbe gentilmente mettersi online in modo che io lo possa aggiungere a questa conferenza. Se ci bene, allora la diretta, che se non sì, è online non lo posso aggiungere. Allora prego Donato di scriverlo in chat. Io a questo punto, se è online, darei la parola a Riccardo Cristiano, così poi dopo ci avviamo ad introdurre l'intervento del nostro primo ospite, che è Mina Guelbi. Allora, aggiungiamo Riccardo Cristiano alla conferenza. Allora, nel frattempo che Riccardo ci raggiunge, io voglio ricordare che per iscriversi a parlare bisogna inviare un'email con la richiesta, con semplicemente scritto mi iscrivo a parlare all'indirizzo di posta elettronica tvradicale@gmail.com. E ricordo altresì che è aperto il seggio elettorale fino alle 18.30 per l'approvazione dell'ordine dei lavori e del regolamento congressuale. Stanno altresì che Salvatore Moscato, che era registrato come osservatore, ha richiesto l'iscrizione costituente, quindi in questo momento i soci costituenti registrati al congresso sono 22, gli osservatori sono 20. Se vi sono problemi oppure segnalazioni, la casella di posta elettronica tvradicale@gmail.com è aperta per eventuali osservazioni, potete utilizzare lo strumento della chat. Allora, a questo punto, se Riccardo è pronto, io gli darei volentieri la parola. Riccardo, a te la parola. Pronto Riccardo? Riccardo non si sente, dovresti, hai forse il microfono spento. Riccardo ha il microfono spento, però noi siamo in grado di fare una magia. Allora chiamiamo Riccardo, che forse nel giro di qualche secondo può presentarsi al microfono in questa stanza. Però deve chiudere, la chiudo io la connessione. Sì. No, hai problemi col microfono? Beh, allora Roberto, guarda, sì, Riccardo, facciamo una piccola magia e comparirà sullo schermo fra qualche secondo. Quindi questi sono gli imprevisti della diretta. No, no, da qua, che ha la parola. Prego. I potenti mezzi del teletrasporto? No, altro. Prego Riccardo, a te la parola. Ah, ok. Allora, innanzitutto vi rinnovo il buonasera, aspetta che mi sistemo il microfono. Allora, il mio intervento questa volta ha un titolo,
Come avete parlato prima, anch'io non parlerò a braccio, mi sono voluto prendere degli appunti perché le diatribe dei giorni passati hanno acceso in me molti dubbi e ho voluto approfondire. E il mio intervento si chiama proprio "Questa cosa non sa da fare". Io mi sono domandato se esiste uno standard per essere definito radicale. Riccardo, c'è il jack del microfono che è fasullo, vedi un po' di sistemarlo. In che senso? Adesso funziona, non muoverti troppo perché se lo muovi non si sente più. Mi senti, Roberto? Adesso sì, perfettamente. Ok. Allora, mi domandavo se esiste appunto uno standard per essere definito radicale. Credo che appunto un partito in assoluto che esista non mi rappresenta in toto, ma di certo ho scelto di essere radicale per la varietà di soggetti che animano i congressi a cui ho partecipato. La storia che ho letto e visto attraverso i giornali e i media in genere mi hanno affascinato, anche perché se a volte trovo lati oscuri che è difficile comprendere, ad esempio le dichiarazioni di Pannella sulla battaglia del matrimonio e della certi diritti, molto spesso mi domando anche a cosa sarà del partito radicale quando Pannella passerà a miglior vita, cosa faranno i superstiti, se addirittura metteranno in scena qualche suicidio di massa, visto che molte volte non si ci riesce a discostare dal pensiero del vate. Io penso che appunto bisognerebbe pensare con la propria testa e si dovrebbe difendere con le unghie, con i denti, la propria personalità, anche se questa alle volte può essere scomoda per alcuni. Ho la sensazione che molti soffrono del timore reverenziale che ci ha portati ad interrogarci sul da farsi, quando invece è tutto così semplice. Le nostre azioni sono radicali e gratuite, frutto di un tempo e orgoglio. Si cristallizzano nel nostro l'umanità dei suoi stati, l'emozione è poesia che si realizza oltre l'etere. E facciamo una questione di nome. Delle nostre ultime riunioni, in una delle nostre ultime riunioni l'amico Gianni Colaciano mi ha fatto riflettere sul nome dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, così ho svolto alcune ricerche. Esiste addirittura un ristorante da Caino e non credo che si possa fare confusione con Nessuno Tocchi Caino, c'è una bella differenza tra un lettino con cinghie per l'iniezione letale ed un comodo baldacchino stile country. Eppure il primo risultato su Google è proprio il personaggio biblico figlio di Adamo ed Eva. E quindi esente da Copyright. Riccardo, purtroppo il jack. Un risultato che appare su Google è il personaggio biblico di Adamo ed Eva. Quindi esente da copyright, mentre la nota associazione radicale è al quarto posto dell'indicizzazione. E poi volevo dirvi: sapete addirittura che esiste Radical TV. Radical è un'associazione, un'azienda globale con importatori e di campionati nazionali in svariati paesi di tutto il mondo. E poi la parola stessa Radio Radicale non nacque per essere la radio del Partito Radicale, quanto piuttosto di tentare di dimostrare concretamente attraverso un'opera da realizzare come i radicali intendono l'informazione, quindi creare un dato emblematico in maniera sostanziale e non astratta di quello che il servizio pubblico dovrebbe fare. Ma come si fa a fare parte di un partito che sceglie in assoluto cosa è giusto e cosa non lo è? Passi il termine radicale, ma anche noi lo siamo, no? E radicalmente dico: andate a quel paese se non volete che insomma questo non avvenga. Poi voglio dire un'altra cosa, non so se riconoscete Biondino, Carlotto, Montanarolo, Sfregiato, Squinternotto, Tanabuso, Tiradritto, che non sono i nomi dei sette nani che usano per le loro coperture, sono i bravi al servizio di Don Rodrigo. Per chi non li conoscesse, appunto, i Promessi Sposi, costui era un personaggio che viveva nel criminale, nella sua malvagità, non conosceva il... Ma non lo sto toccando. Lo devi toccare. Ma il collegamento? No. La soldataglia al servizio dei signorotti di campagna che comandavano nell'Italia settentrionale del 500 e del 600 ed erano il braccio armato spesso prepotente del potere locale. Avevano il compito di garantire nel contado la spettanza del padrone, che era riconoscibile appunto dall'appellativo don. E questo secondo me è un dato emblematico, perché alla fine sembra in questi ultimi giorni che ci siano dei mandanti che nell'ombra cercano di muovere e smuovere le cose, sempre per opera di un signore occulto. Ma mi voglio soffermare sull'idea che è TV radicale. L'idea è qualcosa di astratto, di intangibile, qualcosa che gli uomini non possono né toccare, né mangiare, né baciare, qualcosa per cui però può valere la pena vivere e morire. Le idee sono quelle
cose che non si controllano, ma sono anche la nostra unica via di salvezza. Non bisogna odiare, c'era una frase del padrino che diceva: non bisogna odiare mai il tuo nemico, perché questo significa farsi offuscare il cervello. Quindi io dico, se queste persone vogliono offuscare il nostro cervello in qualche modo, noi dobbiamo evitare di andare avanti con le nostre idee. In ogni caso voglio finire il mio intervento con un piccolo gesto che ho voluto fare questo pomeriggio. Riccardo, scusami, ma devi tenere, tocca il jack. Ecco. Mi senti? Tienilo sempre toccato, ok, vai. Questo pomeriggio, appunto, riflettendo sul lavoro che TV Radicale, attraverso i suoi fondatori come Gianni Colacione, che a parer mio ha svolto un lavoro egregio, ho pensato: che fine avrebbe fatto tutto questo materiale se il dominio venisse ceduto a terzi? Salvo restando il fatto che tutto con licenza Creative Commons, mi dispiacerebbe se ciò andasse in mani poco trasparenti. Così ho provveduto a registrare un dominio www.tvradicale.tv che metto a disposizione dei presenti e che non risponderebbe affatto se io moltiplicano all'infinito gli sforzi di pochi pionieri. Vi ringrazio a tutti e buon proseguimento dei lavori. Grazie Riccardo, ti ringraziamo veramente per questo intervento. Ridò la parola a Marco Marchese, se non ci sono aggiornamenti da parte di Donato Volpicella sull'ordine degli interventi. Bene, come no, non ci sono novità. Non ci sono novità, va bene. Allora, io direi di provare a vedere se Mine Welby è disponibile, quindi possiamo provare a chiamarla. Sì, io dunque vediamo subito se è online. In più io nel frattempo posso annunciare questo, che fra 2 minuti esatti si chiuderà il seggio elettorale e poi penserà Donato a fare il calcolo dei voti e quindi per vedere se dei lavori il regolamento del congresso è stato approvato. Io vedo che i voti ne continuano ad arrivare, lo vedo qui sul mio altro computer. Mina, sei online? Pronto Mina? Mi sembra online. Cavolo. Mina, eccomi. Ci sei? Mi sentite? Ah, ecco qua. Perfettamente. Ciao Mina, benvenuta. Sì, io ci sono, sentite? Perfettamente. Mi sa che benvenuti. Non mi funziona il... Ciao Mina. Ma non so... Ciao a tutti! Ciao Mina! Ciao a tutti! Ciao, ciao. Bene Mina, non so se tu hai seguito la nostra graditissima ospite e ti ringraziamo per voler partecipare a questo congresso costitutivo di TV Radicale e quindi ti cedo immediatamente la parola, se hai qualche domanda noi siamo qui per risponderti anche. Mina, ci Pronto? Senti? Sì, sì, noi ti sentiamo, Mina. Tu ci senti? Sì, deve chiudere la web TV, Mina. Deve chiudere la web sì, TV. Anch'io mi sento. Ah, Mina, guarda. Anch'io ti mi sento, però la mia voce mi sa che mi arriva mezz'ora più tardi. Allora, guarda, devi fare... No, Roberto, aspetta. Devi fare una cosa semplice, Mina. Devi lasciare aperto solo Skype. Chiudi il browser con il quale navighi. Mina, riesci a sentirmi? No. Sì. Sì. Lasciare aperto lo chiudo proprio? Sì, sì. Ecco, adesso mi sentite? Perfettamente. Adesso va meglio? Perfettamente. Ah, benissimo, benissimo. Adesso non avrai neanche... Va bene adesso. Sì, Mina, va bene. Sì, io che vi devo dire, io fino adesso ho sentito proprio a singhiozzo e pochissimo e non ho proprio il TV Radicale e sarei contenta se ci sentissero anche non radicali, tante altre persone, anche persone su Facebook, perché ho visto che possiamo anche intervenire su Facebook e invitare gli amici a intervenire. E sarebbe un'ottima cosa anche per divulgare delle cose importanti che tutti noi abbiamo da dire.
credo che essere radicali è è un modo di essere, non è una cosa che possiamo acquistare o soltanto, credo, acquistare sì, ma con grande fatica e sempre ancora rimanendo al di fuori della radicalità, perché essere radicale deve essere una nostra indole, proprio di animo, di spirito, altrimenti non lo siamo, non possiamo essere radicali per gioco. E questa TV radicale per me è una cosa molto molto seria, anche se nella chat uno si può divertire a fare dei commenti scherzosi, però io fin dal principio ho capito che qui si può divulgare, si possono divulgare delle battaglie come avete cominciato specialmente voi al sud. È un pochettino una TV radicale sudista, perché credo a qualche altra parte. Ecco, io voglio chiudere qui per non portare via tempo a tanti altri, ma io sono molto molto felice, sono molto contenta di essere vostra amica e di poter fare insieme a voi qualche cosa anche su questa TV radicale. Grazie. Grazie Mina, grazie veramente a te, grazie a questo saluto che hai voluto portarci alla vicinanza. E, io voglio ricordare, insomma, Mina, ci hai sempre seguito con molta disponibilità, in più ci hai concesso un'intervista che ha concesso a Gianni Colacione, ne è venuto fuori un servizio veramente molto molto bello e che sul nostro canale internet è stato uno dei servizi che è stato seguito di più, oltre al fatto che sei intervenuto Marco in diretta Jack. Anche. Marco Jack. Sì, così va bene? Sì, tienilo, toccalo, così funziona bene. Ah, vabbè, in questo modo mi senti bene? Assolutamente. Ah, benissimo. E quindi dicevo, Mina, ti ringraziamo veramente per questo tuo intervento di saluto, grazie anche per la tua vicinanza. Noi nel nostro modo di essere radicali cercheremo di continuare così, nonostante le difficoltà che sono nate negli ultimi 3 giorni che ci hanno veramente messo addosso un po' di pressione. Adesso io sto aspettando che Donato faccia l'Andrea Deliberato, poi Donato ci confermerà dopo se ce ne saranno degli altri. Quindi Roberto, nel frattempo che puoi vedere se si è collegato, se tu lo vedi online. No, non è ancora online Andrea Deliberato, sì. È offline, quindi non ci sta seguendo. Non ci sta seguendo. Allora io a questo punto proverei a chiamare Donatella Corleo, che non aveva problemi di orario, che è anche una nostra invitata da Palermo. Posso, anzi, su quello che diceva Mina, è offline anche Donatella Corleo. Allora, Mina, tu hai ragione su un po' lo sbilanciamento a sud di questa web TV, anche se noi abbiamo ottimi rapporti con Siena, con Firenze, con ricordiamo Francesco Poiré a Milano. Con Milano, sì, ecco, infatti lo stavo per dire, con Milano, con diciamo tante persone che collaborano con noi, penso per esempio all'Associazione Certi Diritti, per cui mi viene in mente Giacomo Cellottini, mi viene in mente Gianmario Felicetti, però sì, questo è un progetto che è rivolto molto alle associazioni e da questo punto di vista sicuramente l'associazione lavorerà per espandersi anche nel resto dell'Italia. Beh, è un po' esposta a sud questa associazione, vabbè, una volta tanto un'iniziativa nasce e cresce e viene dal sud, chiamiamolo vento del sud, non fa mai male tutto sommato. Allora, Donato mi pare che sia pronto, per cui Donato, posso cederti la parola? Allora, come tutti quanti potete controllare nel gruppo riservato alle espressioni di voto,
si sono svolte le votazioni per la proposta del regolamento dei lavori congressuali e la proposta ordine dei lavori. Allora, abbiamo avuto per la proposta del regolamento dei lavori congressuali 8 votanti, 8 voti validi, quindi 8 voti per approvo, 0 voti per non approvo e 0 astenuti. Per quanto riguarda il voto sulla proposta dell'ordine dei lavori, abbiamo avuto 8 votanti, 8 voti validi, quindi per l'espressione di voto 8 voti per approvo, 0 voti per non approvo e 0 astenuti. Quindi bene, lascio allora, la presidenza. Bene, allora possiamo, diciamo, concludere che sia l'ordine dei lavori che il regolamento congressuale sono approvati all'unanimità dei votanti, ci sono evidentemente iscritti come soci costituenti che hanno deciso di non esprimersi, questo qui non è un problema. Io voglio ricordare che quando sarà chiesto ai soci costituenti di esprimere un voto palese attraverso il gruppo, questo si esprime semplicemente rispondendo all'email di invito che troverete nella casella di posta elettronica con la quale vi siete registrati come soci costituenti su www.tvradicale.it. Roberto, io proverei con Paolo Musumeci, che è un altro dei nostri ospiti, perché era in programma per le 18.40, quindi ci siamo. Non è online. Così... Sì, io vorrei parlare. Sì. Io vorrei parlare. Ah, ok, Luigi. Bene, dopo Luigi c'è qualche altro della presidenza che si iscrive a parlare? Bene, allora do la parola a Luigi Mazzotta. Sì, ma molto brevemente, in quanto io sto partecipando con voi a queste web TV radicali già da un buon bel periodo, e devo dire che la trovo particolarmente entusiasmante come web, nel senso che prescindere che noi siamo dei radicali che insomma siamo in prima linea per cercare di dare un minimo di informazione nella disinformazione più totale che viviamo in questo paese per quanto concerne i mass media, e quindi insomma io ritengo che questa sia una TV che deve dare soprattutto spazio attraverso questa nostra iniziativa a persone, a cittadini che la pensano in modo totalmente diverso dal nostro. Ecco, ci vuole il dialogo. Attraverso il dialogo si possono poi risolvere o cercare di risolvere, dare delle direttive sui tantissimi problemi che noi stiamo vivendo in questo nostro paese, in un periodo in cui stiamo subendo delle grandi crisi economiche, politiche, sociali, e per cui io credo a partecipare a dibattiti che riguardano tanti settori della vita comune di tutti i giorni, a partire dalla scuola, dall'istruzione, a finire ai trasporti, insomma noi dobbiamo fare in modo che attraverso questa televisione, che ritengo sia liberale, liberista e libertaria, proprio in virtù del fatto che i problemi sono tanti e dobbiamo far in modo da concepire, ecco, questi spazi affinché tutti possano partecipare e dire la loro. Questo volevo dire. E ritengo che sia una televisione molto molto interessante, su cui si possono creare vari tipi di palinsesti, ecco, a livello proprio generale. E poi si potrebbe andare anche oltre, nel senso che si possono creare anche dei servizi, insomma si potrebbero sviluppare tante tante cose che riguardano proprio la creatività per migliorare, ecco, la politica, per migliorare il sociale nel nostro paese.
Bene, grazie Luigi. Allora Roberto, ti chiedo se c'è qualcuno collegato fra Paolo Musumeci, Luca Pardi oppure Donatella Corleo. Allora, vediamo subito. Proviamo con Luca Pardi. È collegato? No, è offline anche Luca Pardi. Bene. Allora, io direi che ci potremmo regolare in questo modo. Se non c'è nessun altro dalla presidenza, ricco di altri ospiti, solo per una questione di delicatezza, io non ne farò l'elenco e non ne dirò i nomi perché non erano stati annunciati precedentemente, però ahimè dobbiamo registrare 1, 2, 3, 4, 5 diciamo rinunce di interventi. Fra questi c'erano diciamo personaggi molto 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 conosciuti fra i radicali, e tutto quello che è accaduto nelle scorse ore, tutta quanta questa polemica sul nome a dominio, sul nome tvradicale.it, problema che ha sollevato Mario Staderini, che forse lui diciamo si è fatto portavoce di questa problematica che noi che trasmettiamo da 14 mesi, che abbiamo avuto soltanto apprezzamenti e lodi, che nessuno ha avuto fino a 3 giorni fa il mal di pancia e minimamente diciamo l'ardire di dire no, voi il nome, l'appellativo radicale non lo potete utilizzare, meno che mai abbinato a TV, perché questo potrebbe generare confusione con progetti di Radio Radicale, sul quale io l'ho detto nella mia relazione, non vogliamo minimamente né scimmiottare Radio Radicale, noi facciamo una cosa diversa, poi può essere criticabile, apprezzabile, quello che volete, ma facciamo una cosa profondamente diversa. Bene, 1, 2, 3, 4, 5 interventi di persone conosciutissime in ambiente radicale hanno rinunciato all'intervento di oggi, perché vedono in questa legittima la loro decisione di diciamo accettare in un primo momento e ritirarsi da un saluto, da un intervento. Infatti solo Mina Guelbi ha mantenuto questo saluto, adesso vedo che va e viene dal collegamento perché molto probabilmente ci sono problemi sulla linea Skype che la collegava fino a poco tempo, fino a pochi istanti fa. Quindi io a questo punto aggiornerei i lavori congressuali alle ore 20:15, in modo che andiamo a recuperare l'intervento programmato di Paolo Musumeci, Luca Pardi, che era, il cui intervento era previsto intorno alle 20:10, e poi Donatella Corleo, che era previsto intorno alle 21, ma che ci faceva sapere, ci aveva già fatto sapere che era disponibile anche in altri orari. Se siete d'accordo, io aggiornerei i lavori congressuali alle 20:15. C'è qualche osservazione? Donato, puoi guardare alla chat se ci sono congressisti che vogliono fare osservazioni su questa proposta della presidenza. Devi accendere il microfono, Donato. No, non ci sono osservazioni. Ok, dalla presidenza ci sono osservazioni su questa? Sì. Scusa Marco. Prego. Probabilmente forse Luca Pardi dovrebbe voler intervenire, se ho capito bene. Se Luca Pardi è online, lo possiamo far intervenire molto volentieri, gli cediamo subito la parola. Non è così online, però leggevo in chat che Gianni diceva controllate se Luca Pardi è in linea. Quindi come possiamo fare questo controllo? Lo dobbiamo fare? No, non è in linea. Se Luca Pardi vuole intervenire, si metta online su Skype e lo aggiungiamo subito. Va bene, allora aspettiamo un paio di minuti, continuo diciamo a darvi delle informazioni, così vediamo se Luca Pardi riesce a raggiungerci su Skype. Diversamente aggiorniamo i nostri lavori alle 20:15 con gli ultimi interventi, così possiamo chiudere poi dopo questa prima giornata congressuale del primo congresso costitutivo dell'Associazione TV Radicale. Poi tutto il dibattito generale si sposterà online sul nostro forum, troverete tutto sulla nostra homepage www.tvradicale.it. C'è la possibilità di intervenire per iscritto nel forum aprendo dei thread nuovi, rispondendo, e ci sarà la possibilità, questa sì una bella innovazione, veramente facilissima da utilizzare, purché abbiate un computer con una webcam a disposizione, potrete rispondere nel forum in audio video, quindi con un video messaggio. Qui avrete la possibilità
di inserire dei thread in audio video o in scritto e rispondere in scritto oppure in audio video come più preferite. In questo momento gli iscritti al congresso dell'associazione TV Radicale sono 41 e questi si dividono in 22 soci costituenti e 19 osservatori. L'ultimo socio costituente che si è iscritto, che in realtà ha fatto il passaggio da osservatore a costituente, è Salvatore Moscato. E abbiamo approvato sia l'ordine dei lavori che il regolamento congressuale, che potete consultare sempre sulla nostra homepage www.tiboradicale.it. Chiedo a Donato un'altra informazione di servizio: quanti congressisti o osservatori ci stanno seguendo in questo momento? Allora, ti riferisci a quale dato? Perché io ho dovuto chiudere per problemi di banda il collegamento con la Web TV. Sulla Web TV pausa, non siamo il programma Procast. Certo, quindi siamo 19, 20, insomma intorno a 24. E probabilmente ci sarà, non lo so se da Skype tecnicamente, Roberto, ci possono seguire da Skype? No. Abbiamo no, va bene, ok. E vedo Luca Pardi che la chiamata lo sta diciamo cercando, vedo bene? Sì, deve accettare la chiamata, lo stiamo chiamando. Quindi è online? Sì, è online, lo stiamo chiamando, ma non accetta la chiamata. Oh, ho capito, ma abbiamo la possibilità... In chat aveva scritto io sono online, però non risponde alla chiamata. Luca, devi rispondere alla chiamata. Donato, puoi scrivere per favore in chat pregando a Luca Pardi di se può accettare la chiamata su Skype? Può darsi che non si sia accorto che... Altrimenti aggiorniamo i lavori come stabilito prima alle 20:15. Luca, ci senti? No, adesso ha dato occupato. Okay. Luca? No, vedo occupato. Roberto, forse dobbiamo richiamarlo. Proviamo a richiamare. Ecco, intanto che si collega Luca Pardi, io vorrei veramente invitare tutti coloro che ci stanno seguendo e che nei prossimi giorni vedranno questo video sul sito, vorrei invitarli a lasciare video messaggi sul nostro sito proprio attraverso la funzionalità che è stata attivata. A questo punto io propongo di aggiornare i lavori e Luca interverrà successivamente. Bene, sono d'accordo anch'io. Allora sarà il benvenuto a partire dalle 20:15 Luca Pardi. Sono previsti chiaramente in questo tempo anche di sospensione dei lavori. Potete, chi vuole iscriversi a parlare, può inviare un'email di richiesta all'indirizzo di posta elettronica tvradicale@gmail.com. Ripeto, tvradicale@gmail.com. Interverranno a partire dalle 20:15 gli interventi programmati di Paolo Musumeci, Luca Pardi, Donatella Corneo, e non ci sono altri iscritti a parlare. Con questo chiudiamo questa diretta e metteremo un messaggio adesso che avviserà che i lavori sono aggiornati alle ore 20:15. Un saluto a tutti, vi ringrazio e a più tardi. Bene Marco, ci lasciamo con il promo del congresso. L'appuntamento, ripeto, come già hai ricordato te, è per le 20:15. Lanciamo il promo del congresso.